Licaone fu uno dei primi re dell'Arcadia, una regione che in un lontano passato era stata uno dei luoghi più splendidi mai esistiti. Durante l'età dell'oro degli uomini, l'abbondante ricchezza di queste terre portava pace e felicità. Ma l'egoismo e l'avidità misero fine a questo regno utopico. Re Licaone, divenuto un uomo rozzo e senza cuore, sembrava deciso a recuperare la prosperità degli anni d'oro dell'Arcadia e lasciò che il suo popolo lo venerasse. Licaone sapeva che ripristinare la gloria dell'Arcadia era impossibile senza la benedizione degli dei. Così costruì un grande tempio in onore di Zeus. Il signore degli dei, grato per il tributo, cominciò a mostrare il suo favore al re dell'Arcadia. Soddisfatto dei frutti delle sue fatiche, Licaone si dedicò ossessivamente a soddisfare gli dei e divenne un fanatico religioso. Per ottenere più benedizioni, il re cominciò a fare sacrifici assurdi, arrivando anche al sacrificio umano. Ma questa pratica era stata a lungo condannata dagli dei. Gli ingenui stranieri che arrivavano nella regione venivano catturati per essere sacrificati. Questa era un'enorme offesa al dovere di ospitalità preteso da Zeus. Quando venne a conoscenza di ciò che stava accadendo in Arcadia, Zeus, sotto mentite spoglie, decise di controllare se ciò fosse vero. Una volta arrivato, Zeus fu portato a palazzo per essere presentato al re e poi sacrificato. Ma uno dei figli del re si accorse che l'ospite era fin troppo calmo e avvertì il re. «Padre, c'è qualcosa di strano. La calma di quest'uomo mi sconvolge. Zeus sta mettendo a prova la nostra ospitalità, come ha fatto con Filemone e Bauci». Il re preparò un banchetto in onore dell'ospite, ma il piatto principale sarebbe stato qualcosa di unico e sinistro. Si iniziò a organizzare un banchetto con varie prelibatezze. Venne presentata la portata principale e Zeus ne rimase inorridito. Fu messo a tavola un piatto di carne umana. Licaone e suo figlio mangiarono l'orribile pasto. «Non vorrai rifiutare la nostra ospitalità?» «Maledetti fanatici! Avete travisato il culto degli dei in modo atroce! E pagherete il prezzo di questo sacrilegio!» I denti di Licaone cominciarono a trasformarsi in zanne e la sua pelle si ricoprì di peli. Zeus trasformò Licaone e i suoi discendenti in creature metà uomo e metà lupo. Le bestie iniziarono a vagare per i campi, nutrendosi del bestiame e terrorizzando le persone che vivevano nella regione. E durante le notti di luna piena si potevano sentire i lamenti del re, trasformato nella creatura che oggi conosciamo come il lupo mannaro.